Mi ricordo benissimo il primo giorno che ho provato la mano e subito ho intrecciato le dita e mi sono quasi commossa perché facendo veramente questo gesto per la prima volta nella mia vita è stato come riacquisire una mano che non ho mai avuto. Sono semplicemente nata con una agenesia congenita all'avambraccio sinistro, finché un giorno ho incontrato un ricercatore che mi ha invitato a testare una mano robotica, questa che ora indosso. Quello che stiamo facendo in questo laboratorio è sviluppare una protesi di mano e anche di arto superiore completo, che possa effettivamente sostituire l'arto qualora ci siano state delle amputazioni. Il progetto è piuttosto ambizioso, è quello di ricreare una protesi che sia estremamente naturale nel suo comportamento, che sia facilissima da usare, si incorpori molto facilmente nello schema motorio della persona e quindi sia percepita come una parte del proprio corpo. Vogliamo integrare la macchina con l'uomo perché vogliamo aiutare le persone, fare una simbiosi tra persone e macchine che rendano più facile e migliore la vita delle persone. Questo è quello che noi chiamiamo anche symbionics, simbionica, cioè simbiosi tra uomo e bionica. Le mani sono uno strumento principe di comunicazione, no? Insieme ai sorrisi, agli sguardi, a come usiamo gli occhi, il volto in generale, ma anche il gesticolare. La mia relazione con questa mano è una relazione sicuramente d'amore, grazie al fatto che è flessibile, è morbida, è umana, posso fare dei gesti che non potevo fare mai. Quello che fa è farmi riflettere sul ruolo di queste tecnologie nella società di domani. Io spero che possa cambiare veramente la vita a delle persone negli anni a venire.